Se dico che il crepuscolo che smuove dietro il tetto della casa di fronte mi dà sgomento, è perché mi dà sgomento. Mi sono imposto di finire le arachidi, ma poi ne ho lasciate 6 o 7. Prima l'insalata, tranquillo, con 2 uova. Prima ancora ho steso il bucato, tranquillo. Il bucato, in realtà un lenzuolo in cui dormivo sparso e scoperto da 1 mese. Viene l'autunno e conviene fare il letto in un modo più corretto. Oltre alle arachidi ho delle pesche sciroppate che all'INS ero incerto. Le palleggiavo in mano. È una vecchia. Sono buone, mi ha detto tutta curva. Allora le ho prese. Ho cenato tranquillo, ma poi dalla finestra della cucina l'ho visto proprio. L'ho visto smorire il lucore del cielo dietro il tetto della casa, per 1 minuto quasi nero, poi nero finito. Stavo mangiando le arachidi, mi ha dato sgomento. Ho sentito in un tremore cedere strutture del corpo, della mente. Come dire, sgomento, si capisce cosa intendo. Le parole, ognuno a suo modo. Ricordo qualche sono sgomento per criticare opinioni contrarie alle proprie, sgomento in malafede, assassini di parole, fottetevi, ma questo non c'entra. Mi sono imposto di finire le arachidi, ma ne ho lasciate 6 o 7. Sono venuto di qua in studio e mi sono stupito di dover accendere la luce. 2 ore fa c'era il sole, com'è possibile questo? Mi dà sgomento. Passerà. Passerà e tornerò di là in cucina, aprirò il barattolo delle pesche sciroppate, mi pare siano 800 grammi, io me le sbaffo tutte. Forse è contro la cacofonia che ho lottato sempre, in dovizia di malintesi. Nelle pause, operando scrutini a vuoto segreto dove tracce, labili galleggiano di materia, dolore, piacere. Ricordo trappole di sale per seccare lumache e salvare insalata. È naturale. La vecchia sgozzava con gusto le rane e con lo stesso gesto le traeva dalla vagina delle membra loro. C'era angoscia, decoro. Chi ha deciso gli intervalli della musica? Perché quelle frequenze e non altre? La cacofonia provoca la lisi della membrana, dell'epidermide selettivamente permeabile che avvolgendo la psiche la preserva. Il frastuono dentro e fuori indistinto mi indistingue, ma il silenzio è colpevole. Scendi, Simone, da quel ridicolo stelo. Non Greta, il pianeta è Asperger. Tendo l'orecchio al suono delle voci, alle mani veloci, e poiché non combaci, ti dipingo, ed è questo il mio delitto. Ho pensato di averne il diritto, chiuso fra le mie carte, non ne sono più certo. È noioso il pomeriggio del fauno, il tempo inumidito, mollica di pane per vecchi, screpolato. È necessario rischiare infezioni, accettare una morte da morire. Necessario, non so. Opportuno, forse opportuno è parola migliore. È opportunista la natura. Mi fermo, perché sto sentenziando. Anche accettare di non poter dire né fare. Lascia stare, assorbire gli stoni con i toni, cautamente, dare a nulla quel poco di qualcosa, essere per il fuoco l'indomito artefice o il legno, un pacato placebo, un espediente degno.